passo indietro, e fammo un passo indietro. Ci mettiamo lì. Damiano, i calciatori si aspettavano le dimissioni di Tavecchio o chiedono le dimissioni di Tavecchio? La riunione, sì, per noi era l'inizio della riunione, capire da dove ripartire, e pensiamo che non si possa non ripartire dalle nuove elezioni. Il presidente Tavecchio ha comunicato che non si dimette, gli altri presenti alla riunione comunque non hanno preso una posizione diversa rispetto a quella del presidente Tavecchio ad oggi, e ci sarà forse a breve un Consiglio federale in cui dovremo decidere, però sicuramente da parte nostra qualsiasi discorso, qualsiasi progetto, qualsiasi iniziativa passa dal rinnovo delle cariche, come credo che sia giusto dopo un evento come quello che è successo, nostro malgrado lunedì. Quindi in sostanza adesso basterà cambiare allenatore, cioè il colpevole di tutto passa Ventura, si parla di Ancelotti e si volta pagina così, secondo, cioè può bastare questo secondo loro? Ci riguarda, no, non lo so, lo diranno loro secondo loro, però da parte nostra c'è la chiara percezione che non si può non andare ad elezioni, e andare ad elezioni vuol dire magari con le stesse persone, ma con sul tavolo una progettualità che possa essere più credibile sicuramente, e non che passi solo, insomma, da un risultato sportivo, dall'esonero dell'allenatore, e si risolvono i problemi. Credo che il calcio italiano soffra di dinamiche, di problematiche che non si possono risolvere se non facendo un passo indietro, tutti quanti, noi compresi, e ripartire magari con nuove idee, nuove persone, nuovi progetti, perché se altrimenti si continuerà a rigirare la stessa minestra che mi sembra che sia rimasta indigesta parecchio. Si è parlato anche di allenatore, di Ancelotti in particolare, qual è il progetto tecnico? Noi è stato il primo tema e non abbiamo voluto sentire altro, perché se non noi qualsiasi progetto parte da un passo indietro, se questo non c'è è giusto che chi porta avanti alcuni progetti si prenda le responsabilità. Si è detto anche di Paolo Maldini per arrivare in Federcalcio. No, ripeto, si è parlato solo, la mia prima domanda è stata se c'erano le dimissioni non ci sono, gli altri componenti delle componenti, appunto i presidenti delle componenti presenti non hanno espresso un parere come il mio, anzi hanno detto sentiamo, io non avevo nulla da sentire, se non, insomma, capire che mi sembra non ci sia la volontà di ripartire da zero effettivamente, e quindi niente, continueremo probabilmente per qualche mese a barcamenarci. Quindi solo l'asso calciatore chiede le dimissioni da vecchio delle componenti federali? Ma io sono consigliere federale, io credo che sia il minimo della responsabilità fare un passo indietro, anzi sono passate tante ore e forse questo ha dato modo a tanti di mettere bocca e da far passare una decisione che è normale come imposta, in realtà non c'è nulla di imposto, è la normalità, in un paese normale succede quello, ad oggi non succede, vediamo se succede nel prossimo Consiglio federale, altrimenti continueremo a fare quello che stiamo facendo, che se un altro ci riesce bene. Ma Ventura è l'unico colpevole secondo te? Ma vabbè, se si deve dimettere l'intero Consiglio federale, il Presidente in testa, credo che sia chiaro il messaggio che bisogna dare, bisogna ripartire da zero effettivamente, al di là del mister o dei giocatori o dei progetti tecnici, insomma, credo che bisogna iniziare a parlare di calcio, e questo in questa federazione non è stato possibile fino ad oggi, non so se si riuscirà in futuro, sicuramente il messaggio deve essere chiaro anche al nostro interno, che bisogna risederci e programmare a medio e lungo distanza. Con le dimissioni ti ha parlato di vuoto di potere, secondo lei potrebbe essere un problema? Ed è uno dei motivi per cui magari Tavecchio non si rimette? No, l'ho detto, la nostra posizione è il contrario, il problema è se rimaniamo ancora in carica come consigliere federale. Ok, grazie. Vai, ragazzi.